Guardando alla storia di Mosè, che ha guidato il popolo di Dio attraverso il deserto, chiediamoci che cosa significa essere ministri di Dio in una storia attraversata dalla guerra, dall'odio, dalla violenza, dalla povertà. Come esercitare il ministero in questa terra lungo le sponde di un fiume bagnato da tanto sangue innocente, mentre i volti delle persone a noi affidate sono solcati dalle lacrime e dal dolore. Fratelli e sorelle, per intercedere a favore del nostro popolo, siamo chiamati anche noi ad alzare la voce contro l'ingiustizia e la prevaricazione che schiacciano la gente e si servono della violenza per gestire gli affari all'ombra dei conflitti. Se vogliamo essere pastori che intercedono, non possiamo restare neutrali dinanzi al dolore provocato dalle ingiustizie e dalle violenze, perché là dove una donna o un uomo vengono feriti nei loro diritti fondamentali, Cristo stesso è offeso.